Un saluto a tutti e ben ritrovati a World 125 con un nuovo episodio di Europa Universalis. Allora, proseguiamo la nostra guerra che sta... Non per sinceramente, nello scorso episodio avevo detto che ero abbastanza fiducioso sulla capacità... Ovviamente abbiamo finito l'assedio qua. Andiamo a Kurland. Ero abbastanza fiducioso nei confronti di questa guerra, ma non pensavo sinceramente di portarla a casa così facilmente. Ok, tu vieni qua, che diamo una mano a questi caini. Continuare l'assedio. Cioè, sì, pensavo che noi la Polonia, poi vabbè, adesso è intervenuta anche la Francia. Perché non partecipi in una guerra già vinta? Ok, pensavo potesse essere facile, alla fine la Polonia aveva 40.000 uomini, la Svezia ne aveva 30.000 e noi ne avevamo altri 20.000. Quindi era una guerra abbastanza vinta, ma con l'intervento della Francia è stato proprio un massacro. Che adesso qui a Nagaresta, che nello scorso episodio c'era stata tolta, finalmente abbiamo preso possesso di quel territorio. Urkokan, qui proprio la situazione è senza speranza per loro. 10.000 uomini, no, questi sono svedesi, ok. 11.000 uomini qua, 11.000 uomini di là. Cioè, ragazzi, qui la situazione si fa davvero tesa. No, un nostro tizio è morto. Quello diplomatico, ci serve quello diplomatico. Global tariff più uno, oppure 7 al mese. No, non ce lo possiamo permettere al momento. A posto, abbiamo nessuna missione. Proteggi contro l'Austria, direi proprio di no. Colonizza Altagracia, take 5. Dov'è Altagracia? Altagracia. E qua sotto potrebbe essere un'idea andare già a colonizzare qua. No, al momento non ho intenzione di espandermi in Sud America. Quindi aspettiamo una nuova missione. Oh 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 oh. Oh oh, qui la Svezia. E aiuto. 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 Si stanno già occupando di quelli purtroppo. E qua perderemo 3.000 uomini. Posso scappare? No. Anche se i nostri 2.000 uomini, parla parla, non dico hanno resistito, ma hanno resistito egregiamente contro il più del doppio di uomini. Ritirati qua, vai, non posso dirti dove ritirarti, ma ci causerà una piccola sconfitta, ma nulla di importante. Semplicemente ci sono questi 11.000 uomini svedesi dovuti alla fuga delle truppe. Oh, oh, oh. E qua adesso sono arrivano i francesi. Grazie francesi. Ad anzi che siamo arrivati. No no, scappa qua. Ma puoi passare qua? Puoi passare di qui? Ti ho detto che puoi. Perché fai... Ok. Perché si vede che è più veloce passare di qui, quindi devo dirglielo manualmente. Suspicious, sì, guadagnano 5 desideri di libertà quelli. Adesso poi andremo, appena finita questa guerra, andiamo a iniziare a fare... E qua intanto la situazione è tranquilla. Ok, voglio fare prima il patto di pace con la Svezia in separata sede. Marburg is under siege. Ma mandiamo allora un diplomatico qua a migliorare le relazioni. Improve, così che... La Francia le sta migliorando, ci state trasferendo, ok. Appena tornerà quello, faremo... Uff, 22.000 uomini francesi. Scappate, svedesi. Si salvi chi può. Perché qua possiamo mettere select armies e mandarli qua, così che velocizziamo anche le operazioni. Quello che volevo fare adesso che tornate è andare in Svezia. Sea for Peace, io voglio assolutamente che tu annulli i tuoi trattati con la Moscovia. Questo già accetterebbero così loro per una pace, ma io no. Vedete, abbiamo già perso anche il punto bonus, quindi War Reparation, umiliazione. E un'umiliazione. E basta, iniziamo a fare così, 60 di War Score dobbiamo. Quanto abbiamo di War Score contro la Svezia? Siamo al 24, quindi ci vorrà ancora un po'. Ci vorrà ancora un po'. Svedesi qua umiliati.
Non abbiamo fretta noi sinceramente, non abbiamo alcun tipo di fretta, di premura. Truce expired, ok, cominciano anche a scadere altre tregue, mandiamo questi lì. Non abbiamo alcun tipo di frenesia noi. This is a great news, dice, quindi tinture se non mi ricordo male dalla traduzione. Volevo vedere il mio pannello riepilogativo delle colonie. Libertà di, desiderio di libertà per New York di 26%, vabbè, tutto tranquillo, nulla di eccezionale, finché resta sotto il 50 va bene, anche se qua non è che sia proprio cosa buona. Guadagniamo 2 a turno più o meno dalle tariffe. Penga 0.3, 0.5, 0.22, 30%, perfetto, va bene. Ok, la Francia qua è anche a buon punto con questi assedi. Stoccolma ci darà altro bonus. Blame the Queen, madonna, imbarazza la corte, grazie, regina di merda. Boost, grazie. Oh, vittorie facili qui, anche grazie. Svezia invasa tappeto proprio. Ordine Livoniano, hai intenzione invece tu di già... Tu non mi interessi proprio nulla. Io voglio solo i War Reparation e i tuoi soldi. Non... No? Oh, perfetto. Skimut è finita. Perfetto, adesso al momento teniamoli un attimo tranquilli i coloni. Siamo in guerra, quindi nelle guerre non si sa mai quello che succede. You won, vabbè, avete anche dubbi. Stato qui... Ma io fossi in te... Mi arrenderei ordine livoniano, non so in te, non so cosa, quali siano le tue intenzioni, se vuoi fare proprio l'alleato fedele, cose così, ma fossi in te mi arrenderei. Allora, queste navi non sono più necessarie, portiamole qua a velocizzare questi assedi. Oh, Siege of Blink, Blinkige qua è finito, mandiamoli qua. Ok, anche questi stanno finendo abbastanza in fretta. Davvero, non mi aspettavo una guerra che durasse almeno 2 o 3 episodi. Invece mi sa che in 2 episodi possiamo anche velocizzare a velocità 4. Trondelang vanno ad attaccare, va bene. Contenti voi, contenti tutti. Qui appena cadrà anche Stoccolma sarà la fine per loro. Davvero, non me l'aspettavo sinceramente una guerra così facile. Siamo al 28 ancora, ci vuole ancora un po' di tempo, forse più il tempo dobbiamo aspettare solo per far sì che il war score salga che non per altri motivi, perché sennò sarebbe già conclusa da tempo. Nativi in Nagarest continuano ad attaccarci. Brasil ha started, cioè, ah sì, è vero che abbiamo Castilian Brasil adesso. No. È Northumberland anche. No, Northumberland non è il nostro. Sweden. Central Sahara. Vabbè, dovremmo anche riprendere le esplorazioni. Poi mi sono anche dimenticato di questo. Su. La Polonia non ci considera. La Bohemia non ci considera più un rivale. Ashai, un Teogin. Eh sì, un National Res meno 3 è quello che ci voleva proprio adesso, grazie. Visto che è morto abbastanza in fretta, che nello scorso episodio l'avevamo reclutato, se non mi sbaglio. Improve Claim of Cumbria. Questo mi piace come obiettivo. Cumbria, Fabricate. Cumbria. Ok, vai. So, Svezia. Ostrogotland è finito, anche Smaland. Ok, no, tu gestisco io la situazione, tanto qua non possiamo fare pace con nessuno. Bergslagen è finito. Perfetto, tutti assedi che... 99% di guerra, oh, rallentiamo un attimo qua. Tu torna a casa, Alessi, tanto 121% lì. Rebel Uprising. Ah, perché c'è in Jamland. Tabacco in Nagarest, lì. Vicino al Niagara, buono, buono. Non mi preoccupano sinceramente questi ribelli. Invasione a tappeto anche della dell'ordine limoniano. Qui
Quindi gli svedesi hanno ancora voglia di combattere, non demordono gli svedesi. Quanto siamo qua? Non posso vederlo perché non abbiamo un diplomatico. Ok. No, stai qua un momento perché lì c'è un esercito abbastanza... 8.000 uomini comunque. Non prendiamolo troppo sotto gamba. Non facciamo follie. No! Non avete ancora capito qual è il mio obiettivo. Il mio obiettivo è la Svezia, non me ne frega nulla di voi. Voi darò via questo territorio perché mi serve per non far incazzare la Polonia. Ok, vai qua. Sediamo. Ok, 9 giorni il nostro diplomatico sarà nuovamente disponibile. Poland. Polonia non doesn't give a fuck Poland. Ok, continua ad attaccarci a Nagarest, non ci interessa, tu puoi fermarti qua. Ok, non so dove abbiate intenzione di ritirarvi, ma fa ferma. Ok, abbiamo il diplomatico disponibile. Allora Svezia. Oh! Siete disponibili adesso, eh? Quindi Moscovia le annulli. Annulli Tiomiglio, give up claim è 80, peccato. Allora aspettiamo, vediamo se riusciamo ad arrivare a 80, con qualche soldino. 83, vediamo se riusciamo ad arrivare a 83 per un giorno decente sul calendario. Tanto non abbiamo fretta e possiamo velocizzare il tempo. 3 level commandant, Herr Commandant. Tanto possiamo decisamente mandare di nuovo un altro, vediamolo qua, così ingrandiamo le 13 colonie. Questa è solo una regione, perfetto, qua stanno sotto assedio, qua non vado a sbarcare in quell'isolotto di merda. Ok, la situazione è eccellente, mandiamo le nostre navi qua così che possano aiutare nell'assedio. Ok, no, tu puoi stare qua. Ok. Qua la sede è appena incominciata, ma non abbiamo alcun tipo di premura o fretta. Livello 3, livello 3, livello 3. Oh, che palle. L'ordine limoniano. Ah già, l'ordine limoniano possiamo togliere. Internal conflicts in Moscovia. Bene, questo mi piace. Possiamo però cacciare dalle palle l'ordine limoniano. Cioè, tutti i soldi che hai. Kurland, questo ci costa 50, però vorrebbe dire poi avere un aggancio per poter prendere ste terre. Non lo so, no, al momento non mi interessa, ci sarà tanto altre guerre per poterlo fare. Alliance, sì, anche te l'annulli, non si sa mai. War Reparation, Norwegian Vassal, no. War Reparation, sì. Vabbè, send demand. Ciao. Ok, no, non hai capito più nulla tu della tua vita. Ma è Sweden broke l'alleanza con l'ordine limoniano, perché? Poveretti. Non ha fatto, vi ha fatto nulla. Ok, non ho idea, ma aspetterei, aspetterei perché adesso c'è il momento delle trattative di pace. E non vorrei non avere punti diplomatici per fare pace. Ok, la Polonia ha una velocità nel combattere che... Ok, abbiamo una missione. Costruisce una grande flotta. Have more than equal then. Iniziamo a prendere questa missione, poi vediamo se la cancelliamo, la possiamo fare. Allora qua quanto ci vuole. Ok, qui abbiamo finito un altro assedio. Vediamo se la Svezia è più... accetta la Svezia. La Svezia è con le pezze al culo proprio. Quindi, umiliazione, rinunci a tutti i claim che hai sulla Norvegia, annulli assolutamente i trattati con la Moscovia e basta, non mi interessa il resto. Send demand. Fine. Qua, cos'è il Sue for Peace? Dobbiamo dare Wisburg alla Polonia, sennò si incazzano. Mariburg
abbiamo un claim su Marburg, ma non ci interessa al momento. Non ho intenzione di conquistarlo. War reparation. Give up claim in Poland, va bene. Polish vassal, no. Nessun Polish vassal. Anzi, anche give up claim, no. Perfetto, una pace molto easy. Via. E anche questa è fatta. Rirallentiamo un attimo per riprendere un attimo la situazione in mano. Adesso se andiamo a vedere Svezia, non sei più alleata con un cancro di nessuno. No legal here. Adolf Primo Rukorovic. Same distance of Muscovy. Ok, possiamo prendere anche Trained Rage più 25. Perfetto, questo ci sblocca anche un po' di opzioni. Tutto l'esercito torni qua. Anche tu torna qua. Ok, la guerra è finita, andate in pace. Questa guerra sta per finire, 107 anni. Ok, le nostre navi da commercio sono, no, queste sono quelle pesanti. Qua abbiamo una nave da trasporto che deselezioniamo subito e mandiamo a Shelland. Mentre queste le mandiamo a Protect Trade in Lubeck. E non aumenta di tanto però, eh. Però mandiamocele. Prima erano lì, quindi in teoria dovrebbero aumentare. Quant'è il nostro limite navale? Uff. La costruiamo qualche caracca. Costano parecchio le caracche, ma i soldi li abbiamo, quindi non è quello un problema. Mentre qua farei altre caravelle. Oh. Certo, perdiamo altri punti diplomatici, ma abbiamo più... queste sono caravelle, giusto? Costruendo le caravelle qui? Sì, ok. Adesso qua andiamo in negativo, probabilmente. Ok, adesso distruggiamo, sì, distruggiamo, semplicemente annulliamo i military access, send. In modo tale da non avere più malus dovuti a relazioni extra. Andiamo a vedere, 9, esatto, perfetto. 9 punti diplomatici. Beh, è stata una guerra abbastanza veloce, la Polonia ci ha guadagnato un territorio, ma una Polonia forte fa il caso nostro. Le relazioni con la Polonia sono ottime, per non parlare di quella con la Francia. Lanza sono anche buone, direi. Però andiamo a migliorarle, va con Lanza, visto che nell'ultima... dov'è? Improve relation, visto che magari con Lanza ci possono essere dei dissapori per non averli completamente aiutati nell'ultima guerra. Qua gli introiti sono sempre eccellenti. Stiamo colonizzando questi due territori senza alcun tipo di problema. Siamo anche a buon punto. Qua come siamo messi? Siamo quasi a una conclusione. Ok, direi che anche per questo episodio è tutto. La guerra con la Svezia è finita, è durata almeno... meno che di quanto mi aspettassi, sinceramente. Vi ho detto sinceramente. Niente, spero che anche questo episodio vi sia piaciuto. Iscrivetevi ai vari gruppi Steam e Facebook se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale. Qui continuo ad attaccare. Comunque, per questo episodio è tutto. Un saluto alla prossima. Ciao ciao.